mi metto la toga. Ecco quello. Quando vuoi, Maria Grazia. Allora, buongiorno a tutti. Questo è uno degli ultimi webinar di una lunga serie che DISAL ha inteso offrire ai propri soci e agli interessati su tematiche di straordinaria emergenza. Quest'anno stiamo lavorando in emergenza su più fronti: aspetti di natura didattica, valutativa, l'esame, la sicurezza, la privacy, tutti aspetti che vedono il dirigente in una condizione davvero drammatica e sicuramente molto sfidante dal punto di vista professionale. Tutta questa novità ha un carico evidentemente di grande sofferenza, ma dal punto di vista professionale è stata sicuramente l'occasione di approfondire una serie di tematiche. DISAL ha inteso essere quello per cui è nata, cioè una compagnia di professionisti, di dirigenti di scuole statali e non statali che hanno come grande desiderio proprio quello di condividere la responsabilità, utilizzando, sfruttando occasioni di formazione come queste che trovano nel contributo di professionisti una grande opportunità. Oggi affrontiamo da un certo punto di vista un dettaglio nel grande mare magnum dell'emergenza, ma è un dettaglio che per molti di noi è davvero una spina nel fianco piuttosto acuminata, anche perché la maggior parte dei dirigenti non ha una stretta competenza di natura giuridica. Molti di noi hanno anche alle spalle studi di quell'ambito o comunque se la sono fatta sul campo, ma certamente il crinale è molto molto erto. Di che cosa si tratta? Credo che si sappia, perché c'è stata anche un'ampia divulgazione del tema sui media, del fatto che a fronte delle spese erogate dalle famiglie nell'aspirazione a far svolgere ai propri ragazzi i classici stage, viaggi di istruzione, uscite didattiche, il coronavirus ha dalla fine di febbraio bloccato tutto, determinando evidentemente non solo appunto la perdita dal punto di vista del successo formativo, ma un nodo di natura contabile, di natura economica e ora anche di natura giuridica notevole. Da soli non ce la si fa, perché è evidente che le segreterie e quindi le dirigenze sono in questo momento fra i due fuochi: la giusta attesa delle famiglie di un risarcimento, che peraltro la norma ha garantito, sembra aver garantito, e contemporaneamente le attese delle agenzie di vedere in qualche modo rispettati i contratti in essere, annullati, poi vedremo, attraverso una procedura assolutamente legittima, ma che per le agenzie vogliono dire evidentemente posti di lavoro, impegni finanziari molto molto rilevanti. Per questo abbiamo chiesto all'avvocato Marco Esposito di aiutarci a dipanare la vicenda. Ci sarà un'introduzione più di carattere tecnico a cura del nostro collega, il dirigente Marco Predieri del Liceo Mazzini di Genova. Colgo l'occasione per ringraziare anche la direttrice amministrativa di una delle due scuole che dirigo io, la dottoressa Anna Leonardis, coadiuvata qui dalla collega Maria Stilo, che alla conclusione dell'intervento farà anche qualche domanda di natura più operativa.
ricordo a tutti che è opportuno che i microfoni rimangano spenti per consentire un audio il più possibile corretto, e che attraverso le chat ci sarà l'opportunità di proporre altre domande. Ricordo comunque a tutti che attraverso la mail segreteria@diesel.it con oggetto rimborso viaggi di istruzione sarà possibile nel periodo immediatamente successivo far arrivare all'avvocato alcuni quesiti che oggi non abbiano avuto la possibilità di essere evasi. Grazie a tutti e buon ascolto. Sì, buongiorno, ringrazio Maria Grazia Fornaroli. E brevemente introduco il tema, non voglio né posso fare un approfondimento tecnico che lascio senz'altro l'avvocato Marco Esposito. Faccio presente che Diesel ha già pubblicato un webinar l'8 marzo con una disamina della situazione della normativa fino all'8 marzo. Una delle caratteristiche della situazione della normativa d'emergenza è stata la continua legificazione che si è sovrapposta nelle settimane che hanno messo in luce sia la continuazione dell'emergenza sia il suo aggravamento e il cambiamento anche di scenario con cui mano a mano ci si doveva confrontare. Sulle gite, per esempio, si è partiti da un timore che i ragazzi potessero essere trattenuti all'estero a la constatazione che nessuno si sarebbe potuto partire dal momento che tutti eravamo chiusi in casa, non potevamo allontanarci di 200 metri dalla nostra abitazione. Quindi lo scenario è estremamente cambiato ed è cambiato anche la normativa a proposito, e questo evidentemente è qualcosa di cui tenere senz'altro conto. Concordando questo intervento con l'avvocato Marco Esposito, abbiamo pensato di avviare con lui una introduzione che riepiloghi la situazione dall'8 marzo ad oggi. Poi farò alcuni quesiti generali per introdurre le problematiche, e poi lascerò la parola alla dottoressa Leonardi per fare alcuni altri quesiti di natura più tecnico-pratica. Per cui io cederei subito la parola all'avvocato Marco Esposito, che probabilmente noi tutti vogliamo ascoltare per entrare nel merito della questione. Lo ringrazio da subito, lo ringrazio ancora per la sua disponibilità, la sua collaborazione all'associazione Diesel, dal momento che ha fornito un aiuto prezioso che potrà essere un elemento importante per l'affronto e la soluzione di queste tematiche. Grazie. Bene, grazie mille. Permettetemi, prima di cominciare, un ringraziamento a Diesel che mi ha dato la possibilità di essere ancora una volta qui insieme a voi. In particolar modo ci tengo a ringraziare il presidente, il dottor Delfino, il dottor Predieri, la dottoressa Fornaroli, che mi hanno aiutato in questi giorni a organizzare, insomma, questo incontro in web. Il tema, sapete, è più che mai attuale. Io nel precedente video che ho avuto l'occasione di realizzare sono arrivato, come diceva il dottor Predieri, fino al DPCM dell'8 marzo. E da oggi partiamo da qui e andiamo avanti. In realtà dobbiamo fare un piccolo passettino indietro e tornare a parlare del DL 9 del 2020, del 2 di marzo. Perché? È perché adesso durante la trattazione verrà fuori anche la legge di 27, la famosa legge di conversione, e lì succederà qualcosa che vedremo. Allora, cosa succede con il DL 9 del 2020? Sostanzialmente viene ribadito una cosa che già era stata detta fin dall'inizio, se vi ricordate, fin da febbraio si parlava di sospensione dei viaggi di istruzione con applicazione di due norme. L'articolo 1463 del Codice Civile, che riguarda l'impossibilità, in sostanza, di dare seguito a un contratto e quindi la risoluzione. E l'articolo 41, quarto comma, del decreto legislativo 79 del 2011, che è il cosiddetto codice del turismo,
Che cosa fa in sostanza il DL9? Vi segnalo, fra l'altro, che quello che interessa... Mi sentite? Scusate? Perché... Sì? Ok. Sì, sì, perfettamente. Ah, perché, scusate, mi era venuta una schermata nera, non capivo se eravamo ancora collegati, scusate. Allora, cosa ci interessa di questo DL9 in particolare? Ci interessa l'articolo 28, ma non tutto, solo il comma numero 9. Il nono comma parla appunto della sospensione. Questo ci tornerà utile fra poco. Allora, abbiamo detto che prevede appunto la sospensione dei viaggi e la risoluzione contrattuale di fatto, che è esattamente quello che dice l'articolo 41, quarto comma del codice del turismo. Notate che qui nel DL9 non viene dato un termine per accettare voucher, per chiedere rimborso, non viene dato, si dice semplicemente che il rimborso può essere effettuato anche mediante l'utilizzo di voucher di pari importo. E fin qui sembrava, come dire, tutto lineare, tanto è vero che ci sono state tendenzialmente due reazioni al DL9. La reazione di alcune scuole è stata quella immediatamente di utilizzare questa scappatoia, chiamiamola così, cioè la possibilità di risolvere immediatamente il contratto, anche perché, come avrete compreso, molto bene, si parla di sospensione del viaggio da un lato, che sembra qualcosa che debba riprendere, e in effetti all'inizio era così, se vi ricordate che c'erano le varie sospensioni di 15 giorni in 15 giorni. Contemporaneamente si parla di risoluzione contrattuale, quindi non era ben chiaro come stessero insieme. Tanto è vero che, come dicevo, alcune scuole hanno pensato di usare immediatamente la risoluzione contrattuale e hanno risolto il contratto dicendo all'operatore: risolvo il contratto, specialmente quelle scuole che non avevano versato alcun tipo di acconto, perché in quel caso non c'era nemmeno il problema, chiamiamolo così, della restituzione in denaro o in voucher. Io non ho versato nulla, risolvo il contratto e sono libero. Altre scuole sono state un po' più attendiste sul punto e hanno atteso. Perché hanno atteso? Perché da un lato è chiaro che il DL potrebbe non essere convertito. Può essere convertito in legge con modifica. Quindi, non sapendo cosa sarà, alcune scuole hanno aspettato, anche perché già si parlava di una legge di conversione che sarebbe dovuta arrivare. Nel frattempo, che cosa è successo? Poche settimane dopo, il 17 di marzo precisamente, è uscito il famoso decreto legislativo 18. Ora, il DL 18 ha, come dire, creato una serie di problemi ai quali ci è voluta la legge 27, la legge di conversione, per porre rimedio. Qual è il punto fondamentale del decreto 18? Per quello che riguarda le scuole, era l'articolo 88. Perché l'articolo 88? Perché nella prima formulazione, l'articolo 88, quella originale, parliamo quindi del 17 marzo, non della legge di conversione che ha modificato, nella sua versione originale c'era un articolo 88 che riguardava sì l'acquisto di biglietti per musei, teatri, eccetera, come è vero anche oggi, ma la prima parte dell'articolo 88 riguardava i soggiorni, ok? Non i viaggi di istruzione, i soggiorni. Questo però ha ingenerato in diverse scuole, come dire, il timore che fosse applicabile anche alle scuole. Poi su questo ovviamente si può discutere. A mio parere, onestamente, dando una lettura il più aderente possibile alla tesi del legislatore, insomma, alle parole del legislatore, non era, secondo me, applicabile alle scuole. Qual è stato il problema? Che questo articolo 88 poneva un termine per risolvere il contratto, termine di 30 giorni. Ora, voi sapete che un decreto legge, può essere convertito o no, e quindi può decadere, in 60 giorni. Questo cosa voleva dire? Che le scuole si sono trovate in un certo imbarazzo, perché si sono dette: cosa faccio adesso? Accetto entro 30 giorni, quindi risolvo il contratto entro 30 giorni, accetto il voucher, o aspetto la legge di conversione che può arrivare dopo, come è successo? Perché aspetto? Perché già serpeggiava nell'aria che qualcosa non tornava.
per le classi terminali, per esempio, era già nato il problema. E quindi non era semplice decidere se accettare o meno. E anche qui le scuole hanno avuto questi due tipi di reazioni diverse. Chi si è, come dire, dato subito per l'accettazione, quindi entro 30 giorni ha risolto il contratto, perché la norma parlava di questi famosi 30 giorni, chi invece ha assunto una posizione attendista e ha detto io però non mi fido di questa cosa, non so se verrà convertito, non so che succederà, io aspetto. E chi ha aspettato si è trovato con la legge 27. La legge 27, che è stata pubblicata il 24 di aprile, se ricordo bene, ma con diciamo efficacia dal 30 di aprile. Che cosa ha fatto la legge 27 in sostanza? Due cose. La prima, ha inserito l'articolo 88 bis e ha modificato l'88, quindi ha lasciato l'articolo 88 solo per quello che riguarda l'acquisto di biglietti di teatri, musei, eccetera. E ha fatto un articolo 88 bis piuttosto ampio, per la verità, dedicato di fatto ai viaggi di istruzione. E qui ci sono una serie di particolarità. Per esempio, si parla finalmente delle classi terminali. E cosa si dice? Si dice in sostanza che il rimborso in voucher, in denaro, si può fare tranne per le classi terminali e le scuole dell'infanzia. E questo è il primo dei problemi che ha generato, che adesso andremo subito a vedere. Ha detto un'altra cosa. Ha detto, sono salvi i rapporti instaurati con le agenzie di viaggio, insomma con gli operatori economici, sono salvi i rapporti scusate, per l'anno scolastico 2020-2021. Questo ha generato un po' di confusione, perché che vuol dire che vengono fatti salvi questi rapporti? Qualcuno ha sostenuto che viene fatto salvo il contratto, ma onestamente questo non va bene in diritto. Perché? Perché, come ci siamo detti prima, l'articolo 1463 del Codice Civile e l'articolo 41,4 del Codice del Turismo parlano ovviamente di risoluzione. In realtà l'articolo 1463 non usa la parola risoluzione, ma il senso è quello, mentre il Codice del Turismo usa esattamente la parola risoluzione. Quindi dire che il contratto è rimasto in piedi quando le norme parlano di risoluzione, onestamente, è difficile. E allora che cosa è rimasto in piedi? Con il microfono aperto. Chiudete il microfono, per favore. Grazie, non lo dico perché temo che dopo l'audio no, possa... È molto, molto di disturbo. Grazie, scusate. Quindi che cosa è rimasto in piedi con le agenzie di viaggio? Abbiamo detto non il contratto, ma è rimasto in piedi il lato pubblicistico della questione. L'affidamento, se vogliamo, in qualche modo. Questo significa che la scuola è vincolata per il prossimo anno a utilizzare i servizi di quell'agenzia di viaggio, sì, ma non è obbligata ovviamente a andare a fare un viaggio di istruzione. Nessuno può entrare nelle scelte di mezzo della scuola. Quindi questo è rimasto in piedi. Se fosse rimasto in piedi il contratto, noi saremmo obbligati a partire l'anno prossimo, ma non è così. Quindi il contratto non c'è più, è stato risolto. Rimane in piedi il lato pubblicistico, che significa esattamente questo. Se l'anno prossimo vuoi partire, parti con quell'agenzia, ma nessuno ti può obbligare a partire. Quali sono i problemi legati al decreto 9 che abbiamo detto prima e l'articolo 88 della legge di conversione? Sono diversi. Innanzitutto, che succede per quei voucher, come dicevamo all'inizio, che sono stati inviati alle scuole prima del 30 di aprile e dopo il 30 aprile? Ovviamente parliamo di classi terminali. Qui nasce il problema. Perché? Perché mentre, come abbiamo detto, il DL 9 non prevedeva nulla sulle classi terminali, l'articolo 88 bis prevede come. E allora è nato un problema. Perché? Perché le scuole hanno detto, l'articolo 88 dice che per le classi terminali mi devi dare i soldi, denaro, non voucher. E le agenzie di viaggio, a mio avviso, in maniera corretta, hanno detto, ma io però
ti ho inviato i voucher prima del 30 di aprile, quindi adesso il nostro rapporto si è cristallizzato. Su questo soccorre in aiuto per capire chi ha ragione l'articolo 1 della legge di conversione. L'articolo 1, secondo comma, dice in sostanza che decadono i decreti 9, 11 e 14, ma dice anche che sono fatti salvi gli atti, i provvedimenti e gli effetti. Questo significa che se prima dell'entrata in vigore della legge, cioè prima del 30 di aprile, è stato inviato un voucher, comincia a essere complicato poter dire non lo accetto. Ora, alcune scuole hanno detto, però l'articolo 88 bis dice che non serve accettazione dei voucher. E allora vuol dire che prima dell'88 bis serviva un'accettazione della scuola? Allora, questa è una tesi sicuramente che si può sostenere. Onestamente non la vedo, come dire, del tutto a segno, perché il fatto che oggi la norma dica esplicitamente che il voucher non deve essere accettato dalla scuola non significa, non c'è un automatismo, allora prima significa che era necessaria un'accettazione. È una conclusione a cui arriviamo noi, ma non c'è questo automatismo. E quindi la vedo una tesi sostenibile, ma, come dire, un po' avventurosa. Anche perché il tenore, se vi leggo il tenore dell'articolo 28,9 del DL 9, no, il primo, dice che il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. Ora, con questa dicitura, io onestamente non trovo un margine per poter dire la scuola doveva accettarlo in qualche modo. Ripeto, tesi che qualcuno ha sostenuto, sostenibile, onestamente non mi sento di dire che è una tesi certamente vincente. Altra questione che ha aperto, diciamo, l'articolo 88 bis. Per quello che riguarda i rapporti con le agenzie di viaggio non italiane, estere, che non ce ne sono stati tantissimi nel passato, ma ultimamente sì. Ultimamente abbiamo notato un certo incremento. C'era questo dubbio, ma come facciamo con l'agenzia francese, tedesca, olandese, eccetera? Loro mica devono rispettare le nostre leggi. Questo è vero in parte, nel senso che qui soccorre l'ultimo comma dell'articolo 88 bis. L'ultimo comma dice che questa è una norma di applicazione necessaria. Che cosa vuol dire una norma di applicazione necessaria? La legge 218 del 95, quella che regola il diritto internazionale, dà dei criteri di come deve essere applicata la legge di quale Stato nei rapporti internazionali, cioè fra Stati diversi, fra operatori di Stati diversi, diciamo. I criteri sono diversi, vi faccio un esempio. Per quanto riguarda le obbligazioni, la legge dice che si applica l'obbligazione del luogo in cui deve essere eseguita, per esempio. Tranne i casi in cui la legge stessa dice che la legge italiana si applica come principio di applicazione necessaria, cioè non mi interessa l'obbligazione, dove deve svolgersi, eccetera. In questo caso tu applichi la legge italiana ed è fatto per, ovviamente, solo determinate tipologie di problematiche, quelle ritenute più importanti dal legislatore. Ora, il legislatore della legge 27 dice esattamente questo, cioè che l'articolo 88 bis è una regola, è una norma di applicazione necessaria, quindi anche con le agenzie estere è applicabile. Questo significa che le stesse regole di cui stiamo parlando, che valgono per le agenzie italiane, valgono anche nei rapporti con le agenzie straniere, diciamo così. Ora, se la legge, le varie leggi, i vari decreti, DPCM che abbiamo visto in questi mesi, hanno in qualche modo disciplinato, a volte in maniera anche confusionaria, per carità, perché non è sempre stato tutto rose e fiori, insomma, però hanno in qualche modo disciplinato, cercato di disciplinare il rapporto tra l'istituzione scolastica e le agenzie di viaggio, questo non è vero per il rapporto tra la scuola e le famiglie. E questo è un modo importante. È un modo importante perché perché noi, per capire il rapporto che abbiamo con le famiglie,
dovremmo capire a che titolo abbiamo incassato del denaro da parte delle famiglie. E qui la questione perché è complicata? Per una serie di ragioni. Primo, non è scritto da nessuna parte che cos'è. Secondo, non abbiamo esperienza, è la prima volta che ci capita questo tipo di situazione, quindi non c'è nemmeno una base giurisprudenziale attendibile per capire cosa fare. Possiamo, come dire, selezionare due istituti del nostro ordinamento che potrebbero in qualche modo essere confacenti alla situazione e che dipendono anche in realtà dalla, come dire, sensibilità, vogliamo chiamarla, del dirigente che deve procedere. Allora, noi potremmo qualificare questo denaro che ci è stato dato come contributo volontario. Perché come contributo volontario? Perché, come dire, scusate, mi è caduto l'auricolare. Perché, come dire, questo denaro che viene preso dalla scuola viene utilizzato sì per un fine, che è quello del viaggio, ma è anche vero che, allo stesso modo, i contributi volontari dovrebbero, quelli che insomma siamo abituati a ricevere a inizio anno, dovrebbero avere una propria destinazione. Quindi il fatto che ci sia una destinazione non significa che non sia un contributo volontario. Questa però è una soluzione, come dire, che può porre qualche problema al dirigente. Ovviamente ci sono anche dirigenti che diranno: io, indipendentemente da ogni cosa, io voglio restituire questi soldi. Certo, corretto, comprendo perfettamente. E vi devo dire che in diritto io mi sento di appoggiare la seconda tesi, che è quella che sostiene che qui si tratta di un contratto di mandato, cioè la famiglia ha dato mandato alla scuola di procurarsi il viaggio di fatto. Questo fa grande differenza, perché mentre il contributo volontario è, diciamo così, a fondo perduto, no? Io volontariamente, per uno più scopi ovviamente, do del denaro alla scuola, ma è veramente volontario, quindi non lo posso chiedere indietro. Tanto è vero che il contributo volontario che viene incamerato dalle scuole viene utilizzato per tutti gli studenti, no? A beneficio di tutti, anche di quegli studenti le cui famiglie non hanno pagato, no? Non si fa una selezione delle due, si farà qualcosa in meno, ma lo si fa per tutti. Questo invece non è vero per il viaggio di istruzione, perché il viaggio di istruzione chi non paga non parte, salvo quei casi in cui c'è l'accordo con le agenzie per cui fino a qualche defezione è possibile comunque, no, fare partire i ragazzi, eccetera. Però se il contributo volontario noi ce lo paga, non so, dico una percentuale ovviamente a caso, il 60%, 70% degli studenti, e comunque quei servizi che vengono posti in essere per tutti, questo non è vero per i viaggi. Per i viaggi, se paga il 60% degli studenti, parte il 60% degli studenti, ammesso che si parta, ovviamente. E quindi è molto più simile a un rapporto di mandato. E il rapporto di mandato, a differenza del contributo volontario, prevede che quei soldi non siano a fondo perduto. Prevede che quei soldi, in caso di non realizzazione del bene che il mandatario doveva procurarsi, c'è un obbligo di restituzione. Questo cambia grandemente la nostra prospettiva. Su questo non abbiamo, come vi dicevo, esperienza, perché nessuno si è mai preoccupato di classificare questo denaro e non c'è giurisprudenza sul punto. Mi sento, in tutta onestà intellettuale, di appoggiare la seconda tesi, cioè mi sembra più un rapporto di mandato e quindi con un obbligo di restituzione. È chiaro che dopo passiamo al problema di da dove prendiamo questi soldi? Forse però questa è una delle domande magari alle quali possiamo rispondere dopo, insomma. Io direi che potrei anche avere terminato questa parte. Se vogliamo procedere con domande o altre cose, io sono a disposizione. Va bene, tanto ringrazio l'Avvocato Esposito perché è stato molto chiaro, mi sembra molto preciso nel delineare lo scenario in cui ci muoviamo. Io farei le prime due domande che avevamo concordato e che mi sembrano molto collegate, ovvero quali formule possiamo suggerire per effettuare il recesso contrattuale a questo punto e se è necessario e opportuno che la scuola rifiuti esplicitamente il voucher o è sufficiente la semplice richiesta del rimborso sulla base della legge 27, articolo 88, come è stato detto.
Una precisazione, magari se sulla questione se l'agenzia ha già emesso il voucher. Siamo ancora in tempo comunque a rifiutarlo. Forse l'ultima parte della domanda in parte va già risposto, in che senso il decreto legge 19 del 2020 ha proceduto all'abrogazione dei decreti legge 6 e 9 del 2020. Ok, allora partiamo dalla prima, cioè qual è la forma di, da utilizzare, quindi il recesso contrattuale oppure l'utilizzo dell'articolo 21 quinquies della legge 241 del 90, cioè in sostanza la revoca dell'atto amministrativo. Allora, qui dipende da in che punto siamo della questione, perché non tutte le scuole sono allo stesso punto, cioè se avete già stipulato un contratto, è ovvio che la soluzione possibile è il recesso contrattuale. Se invece siete in una fase primordiale, cioè avete fatto magari un'aggiudicazione, ma non c'è stata ancora un vero contratto, a quel punto l'utilizzo è ovviamente non la revoca della risoluzione contrattuale, ma la revoca dell'atto amministrativo, cioè 21 quinquies della 241. Il punto però è interessante capire quando siamo in una fase e quando siamo nell'altra. Perché? Perché è vero che, come dire, il contratto non deve avere formi solenni, no? Non dobbiamo pensare che il contratto sia solo quello sottoscritto da una parte, sottoscritto dall'altra parte, firmata, timbrata, bollata. No, non è questo. Noi sappiamo che cosa però? Sappiamo che le amministrazioni possono stipulare contratti solamente ovviamente in forma scritta, no? La legge del decreto del 23 ci ricorda questa cosa. Cosa dice però anche il Regio Decreto del 23? Dice che è possibile, qui vi esorto a guardare il legislatore del 23 come un legislatore che era molto più lungimirante di tanti legislatori che abbiamo avuto oggi, perché dice in sostanza che si può avere la forma scritta, quindi il contratto è valido ugualmente, seguendo anche quello che è, come dire, l'evoluzione commerciale, la prassi commerciale. Ovviamente quel legislatore non pensava a internet, ovviamente, però voi immaginatevi oggi che è un contratto anche il click che voi fate quando acquistate da un negozio online. Quel click, avendo consentito ovviamente determinate cose, è una forma contrattuale. E allora voi capite che anche uno scambio di mail può essere una forma contrattuale. Da questo punto di vista, tra l'altro, vi ricordo che la firma sul contratto è determinata anche da un PIN. È una firma elettronica, come si dice, debole, quindi non è una firma digitale, ma è pur sempre una firma riconosciuta valida. Quindi lo scambio di mail è un contratto. Ora, qualcuno ha sostenuto che è un contratto già di fatto anche l'aggiudicazione, cioè il fatto che voi abbiate scritto a un soggetto dicendo tu sei l'aggiudicatario a seguito di una gara o in affidamento diretto, in questo momento è irrilevante. Tra l'altro abbiamo scoperto in questo periodo una valanga di affidamenti diretti che non pensavamo così tanto. Ma una volta che voi avete scritto sei l'aggiudicatario, qualcuno ha detto che questo è già un contratto. Ecco, io su questo ho una forte riserva. Io non la vedo così, non è un contratto, questa è un'aggiudicazione, perché se questo è un contratto, allora il momento contrattuale coincide con l'aggiudicazione, cosa aberrante da un punto di vista del diritto amministrativo. Voi sapete bene che le stazioni appaltanti, una volta che fanno l'aggiudicazione, non hanno un obbligo di stipulare un contratto, no? Come quando per esempio il privato fa un contratto preliminare in cui è obbligato a concludere il definitivo, voi non avete questo obbligo. Quindi sono due momenti distinti. Il punto è cosa avete scritto nella mail, che di solito c'è uno scambio di mail. Quindi se nella mail avete scritto cara la mia agenzia XY, all'esito della procedura ti comunico che sei l'aggiudicataria dei viaggi di istruzione, del bando, CIG e quant'altro. Allora questa è un'aggiudicazione, non c'è dubbio. Quindi prevede una revoca, essendo ancora un momento amministrativo. Se invece voi dopo questo, o in concomitanza, avete anche scritto caro Mario Rossi, allora a questo punto ti dico che puoi comprare già tutti i biglietti, passerò la settimana prossima per il pagamento. Ecco. E Mario Rossi vi risponde dicendo va bene, allora io procedo all'acquisto. Ecco, qui mi sento di dire che invece la forma contrattuale si è realizzata. Quindi il punto è capire
dove siamo arrivati. Se siamo in una fase contrattuale, utilizziamo un normalissimo atto che è una recesso dal contratto, una risoluzione. Se siamo nella fase prima, quindi in quella ancora pubblicistica, utilizziamo un provvedimento dell'amministrazione di revoca dell'atto ai sensi dell'articolo 21 quinquies. Sulla seconda domanda, se è necessario o opportuno che le scuole rifiutino il voucher, dobbiamo parlare quindi di classi terminali, no? Immagino, cioè rifiutiamo un voucher sul fatto che l'articolo 88 bis dice per le classi terminali e le scuole dell'infanzia non puoi darmi un voucher. In questo caso è sempre bene esplicitare il rifiuto. Quindi nel caso di classe terminale voi avete tutto il diritto di rifiutare il voucher. Nel caso, come dicevamo prima, di classi non terminali, questo diritto non c'è, lo dice l'articolo 88 bis. E per quello che ci dicevamo, il problema c'è tutte le volte in cui il voucher sia arrivato a destinazione, cioè vi sia stato riconsegnato fisicamente prima del 30 di aprile. Perché prima del 30 di aprile comincia a essere complicato anche sostenere che per le classi terminali e le scuole dell'infanzia non può essere dato un voucher, visto che la legge prima nulla diceva, intendo dire il DL9, e visto che la legge 27, all'articolo 1,2, ha detto sono fatti salvi gli effetti prodotti dai DL 9, 11 e 14. Quindi la restituzione prima del 30 di aprile io la vedo come un effetto conclusivo del DL 9, in effetti, no? Avete risolto il contratto, l'agenzia aveva l'obbligo di restituirvi qualche cosa, voucher o soldi, ha scelto il voucher, lì l'effetto, per come la vedo io, è concluso. Ecco. Direi che ho risposto a entrambe, manca qualcosa? Sì, sì, quindi se ho capito bene, quindi se l'agenzia ha mandato il voucher, se ho capito bene, no? Se l'agenzia ha mandato il voucher prima della 27, non è più possibile recedere da questo. Prima del 30 di aprile, diciamo così. Prima del 30 di aprile. Perché poi la legge 27 viene fatta il 24, se ricordo bene, ma sì, effetto dal 30. Perché sì, diciamo, prima del 30 di aprile diventa molto dura per le ragioni che ci siamo detti, quindi loro diranno ma il mio voucher ha prodotto quegli effetti che dice l'articolo 1, per cui il contratto è risolto e io ho restituito secondo quello che diceva l'allora legge vigente, cioè il DL9, quindi la vedo un po' dura su questo punto. Faccio ancora una domanda, poi cedo la parola alla DSGA, dottoressa Leonardi. C'è stata anche una presa di posizione della Commissione dell'Unione Europea, apparsa sul Sole 24 Ore e su pochi altri organi di informazione, che impone di rivedere le regole che permettono di non risarcire i viaggiatori rimasti a terra per l'allarme Covid-19. In una lettera formale i commissari alla giustizia e ai trasporti hanno chiesto di permettere ai viaggiatori di scegliere fra il rimborso integrale o la fruizione di un voucher. Il governo ha tempo fino al 28 maggio, quindi fino a domani, per fornire una risposta soddisfacente alla Commissione europea, altrimenti c'è il rischio di una procedura di infrazione. Questa presa di posizione potrebbe permettere di richiedere i rimborsi in luogo dei voucher? Allora, questa è interessantissima, una questione che ho letto anch'io, ma appunto ho solo letto su quotidiani, tra cui Sole 24 Ore, perché queste procedure non hanno pubblicità, no? Non sono come delle amministrazioni italiane che hanno l'obbligo di pubblicare, eccetera. Per cui dobbiamo aspettare quello che dice la Commissione. Vero è che la Commissione può sanzionare l'Italia, non può decidere su una norma, può dire, cara mia Italia, tu devi adeguarti a questo principio che non hai rispettato e quindi io ti sanziono. Ma dopo ci vorrebbe un ricorso alla Corte di Giustizia, eventualmente, perché si possa ottenere un risultato. In ogni caso prevedo tempi piuttosto lunghi per la questione. Credo che la posizione non sia così strana. Non è strano che venga detto è il viaggiatore che deve decidere che tipo di rimborso vuole, visto che ha pagato con denaro. Questo per alcuni principi di natura europea.
Per cui è possibile che l'Italia verrà sanzionata, ma questo non avrà, direi, una ripercussione immediata sui viaggi di istruzione. Ce la potrà avere solo a seguito di qualche soggetto che andrà fino alla Corte di Giustizia per fare rispettare determinati principi europei che l'Italia, secondo la Commissione, non sta rispettando in questo periodo e per i quali verrà sanzionata ragionevolmente, nel senso che mi pare di ricordare che il termine ultimo fosse il 27 maggio, cioè oggi, per adeguarsi. Per cui, insomma, aspetteremo i prossimi giorni per capire se ci prenderemo l'ennesima sanzione oppure no. Ringrazio. Siamo più o meno a metà di questo webinar. Lascio la parola alla dottoressa Leonardis, poi ho altre due o tre domande da fare. Buonasera a tutti. Allora, avvocato, in parte ha già risposto a quelle che sono le problematiche più che altro di carattere operativo. Io con la preside Fornaroli pensavamo di seguire l'orientamento, ecco, per l'appunto di restituire ai ragazzi quello che effettivamente ancora è in cassa. E mentre per le altre classi, nonostante per molti non abbiamo versato acconti, ma abbiamo ricevuto richieste di rimborso, stiamo aspettando delucidazioni da parte del Ministero. Quello che però è il mio dubbio è relativo ad un'agenzia viaggi dalla quale noi abbiamo ricevuto già i voucher, come lei ha già esposto, per delle classi quinte. A seguito della pubblicazione della legge di conversione del DL18 abbiamo rifiutato formalmente questi voucher e abbiamo proceduto ad una nuova richiesta di rimborso in denaro, alla quale l'agenzia risponde facendo appello, come le diceva, alla non retroattività della norma, anche se cita proprio un parere della Corte di Cassazione, che è il 9386 del 10 maggio 2016, dove la Corte si esprime in realtà in termini di Si è bloccato il video o lo vedo solo io bloccato? No, si è bloccato, sì. Ah, ok. Quindi non ho, io sono arrivato alla conversione. Chiedo scusa, dottore. Può ripetere perché abbiamo perso qualche parola. Si era bloccato il video, ma forse si è di nuovo bloccato. Adesso è uscita. Buongiorno, di nuovo. Siamo. Mi sentite? Sì, abbiamo perso un pezzettino, riprenda dalla Corte di Cassazione, prego. Stavo dicendo che c'è questo parere della Corte di Cassazione che sembrerebbe estendere in realtà gli effetti ex tunc, quindi anche se la legge di conversione è ovviamente successiva al DL18, questo orientamento della Corte dice che comunque questa modifica deve essere applicata dal giorno di pubblicazione del decreto, il che mi crea un certo contrasto rispetto a quello che effettivamente dice la Costituzione, quindi che effettivamente è la legge di conversione che produce effetti dal momento della pubblicazione. Altra eccezione che questa agenzia fa e che si ricollega a quanto detto poc'anzi da lei, avvocato, è che nonostante non abbiamo proceduto ad una sottoscrizione formale di un contratto, ma meramente ad una aggiudicazione formale delle gare, avevamo pagato comunque degli acconti, quindi è come se si intendesse contrattualizzato il rapporto. Nel momento in cui mi arriva il voucher, noi non abbiamo espresso né accettazione né rifiuto. Cito l'agenzia che mi dice che in seguito alla consegna dei voucher dovuti non era necessaria l'accettazione dei destinatari in virtù dei buoni rapporti esistenti fra noi e la scuola.
che non mi sembra un fondamento giuridico, però hanno tenuto a precisare che un'accettazione era prevista e credo si ricolleghi a quello che lei diceva relativamente al fatto che la legge convertita facesse riferimento ad un'accettazione che doveva esserci formalmente dei voucher. Quindi le chiedo cortesemente se mi potesse illuminare a livello giuridico sotto questo punto di vista e di questa interpretazione della Corte di Cassazione e sulla questione dell'accettazione. Perché, ripeto, noi abbiamo sollecitato a seguito della legge un rimborso per le classi quinte, ma ci è stato rifiutato, quindi procederemo alla restituzione al momento solo di quello che abbiamo in cassa. Allora, sì, innanzitutto la ringrazio per questa domanda perché la seconda parte soprattutto mi dà la possibilità di parlare di una cosa interessantissima che non avevo detto prima. Allora, andiamo per ordine. Il parere della Corte di Cassazione, ricordandoci che è un parere con una sentenza ovviamente, nello specifico non lo conosco, dovrei andarlo a studiare, quindi se questa vorrà essere anche una domanda specifica di quelle mail che magari ci invieremo dopo, ben volentieri così vi dico una mia impressione. Posso dire però, come dicevamo prima dell'inizio di questo incontro, che l'articolo 77 della Costituzione è molto chiaro sul punto, no? Dicendo in sostanza che il decreto legge non convertito perde efficacia ex tunc, cioè fin dall'inizio, salvo il fatto che le Camere possano decidere di fare salvi gli effetti che ha prodotto, che è il nostro caso, che è esattamente questo, perché come dicevamo l'articolo 1 fa salvi questi effetti. Ora, che significa tutto questo? Significa che se l'agenzia vi ha inviato, come dicevamo, il buono appena del 30 di aprile, il voucher, allora ha ragione l'agenzia. Ma dopo, no, dopo il 30 aprile, e salvo il fatto di poter guardare questo parere della Cassazione, che però dubito possa contrastare in qualche modo l'articolo 77 della Costituzione, dopo il 30 di aprile, l'introduzione dell'articolo 88 bis, non c'è possibilità di dire che per le classi terminali io posso dare comunque il voucher o per la scuola dell'infanzia. Non è possibile, perché la norma sul punto è esplicita e tengo a ricordare che se questo parere era dato sulla legge Bersani, tengo a ricordare che era una legge di carattere generale, quindi presumo che quella norma toccata fosse di carattere generale. Qui parliamo di una norma di carattere assolutamente speciale, riferito alle scuole, cioè ai viaggi di istruzione, e per l'ordine della gerarchia delle fonti, la norma speciale prevale sulla norma generale. Quindi, onestamente, questa posizione dell'agenzia mi sembra un po' strana, no? Un po' avventurosa, però se me lo scrivete poi per un quesito, io vi mando ovviamente una mia idea su questo parere. Sull'altra questione, sono contento che lei abbia fatto questa domanda perché c'è in effetti una cosa che ci possiamo dire sul punto. Allora, lei ha già osservato in maniera molto corretta che i buoni rapporti, insomma, hanno poco di giuridico, quindi o il contratto c'è o il contratto non c'è. Ci siamo già detti che le scuole non possono stipulare contratti se non in forma scritta e ci siamo detti anche che però insomma l'uso del commercio, no? L'uso del commercio, la prassi commerciale è sufficiente, no? Quindi non importa una forma come dire solenne, però deve pur sempre esserci un contratto. Se il contratto non c'è ma c'è stata una dazione di denaro, questo non dovrebbe accadere, ma insomma sappiamo che accade, no? Soprattutto con gli anticipi. E quindi un'agenzia può dire, ma tu mi hai dato denaro, quindi fatti concludenti, si dice, hai, per fatti concludenti, stipulato un contratto. Allora, questo è assolutamente vero, però se di là abbiamo due privati. Se noi avessimo due privati, è vero che i fatti concludenti possono dare una vita a un contratto. Questo però per la scuola non è vero, perché la sanzione per le amministrazioni, la sanzione in relazione al fatto che manchi la prova scritta, cioè manchi il contratto per iscritto, non è un'illegittimità qualunque, è la nullità dell'atto, del contratto. Questo vuol dire che il contratto è nullo se io l'ho fatto in forma orale o anche se ho dato dei soldi, cioè se manca la parte scritta è nullo, da qui non ne usciamo. Allora se è nullo, attenzione bene, se è nullo,
io ti chiedo indietro il denaro, non mi importa più in quel caso che sia una classe terminale o non lo sia. Perché? Perché se il contratto è nullo vuol dire che c'è stato quello che si chiama arricchimento indebito, articolo 2041, cioè tu hai preso dei soldi da me senza una giusta causa. In questo caso, quindi, non è l'articolo 88 che mi interessa, è l'articolo 2041 del codice che dice ti sei arricchito senza giusta causa. Perché senza giusta causa? Abbiamo detto perché manca il contratto che è nullo e quindi mi devi necessariamente restituire denaro. Non mi importa cosa dice l'articolo 88, perché qui non siamo in fase di risoluzione del contratto. Qui il contratto manca proprio, è nullo. Quindi in quello specifico caso di dazione di denaro senza un contratto in forma scritta, allora io direi che necessariamente la restituzione deve avvenire in denaro e non in una forma alternativa come i voucher. Ho risposto grazie, a tutte le domande. Grazie. Sì. Mario, lasciami un attimo di intervento. Scusi, avvocato, io da dirigente ho il timore della iniquità che tutto questo generi rispetto ai nostri studenti, perché è palese, no, che lei ci abbia fatto riflettere sulla tempistica, che è una categoria importantissima, per cui avremo ragazzi che per caso hanno già il viaggio fatturato, altri che non hanno per il cui viaggio non è stato nemmeno versato l'anticipo, alcuni contrattualizzati. Ecco, che tipo di rischi ci sono per noi dirigenti che invece dobbiamo tutelare l'equità tra i tanti nostri obiettivi? Scusi, è sempre un po' extra giuridica la mia domanda, ma sono molto preoccupata degli effetti, evidentemente, di certe... Beh, in realtà la sua domanda è una domanda del tutto sostanziale, che è quello che a voi interessa, in sostanza. A voi non interessano tanti argomenti giuridici e spero, anzi, di essere riuscito a calare molto nel tessuto pratico quello che... Assolutamente sì, detti. Grazie. Qui la questione di equità o meno è complicata, nel senso che quello che può fare il dirigente chiaramente sono due cose. Poniamo il fatto quindi che voi non abbiate avuto restituzione integrale in denaro, altrimenti il problema non sarebbe sorto. Sono due le cose: o il dirigente sta fermo e aspetta che cosa? Aspetta due cose: o una nuova normativa che potrebbe arrivare in cui si dirà esattamente come dovrà funzionare la restituzione alle famiglie, che è stata chiesta già da più parti, oppure arriverà forse una causa della famiglia e quindi una sentenza del giudice che ci dirà, ahimè, che fare. Oppure c'è l'altra alternativa: procedere alla restituzione attraverso... considerato che quei soldi appunto non ce li ho più, attraverso altri fondi che però non siano vincolati, quindi siano disponibili, facendo un'anticipazione di cassa. Si può fare, da un punto di vista contabile si può fare, però qui insomma, nasce un problema per il dirigente, forse, nel senso che l'anticipazione di cassa è possibile, però obbliga in qualche modo a ripianare l'anticipazione l'anno successivo. E la domanda è, ma siamo così sicuri che l'anno prossimo andiamo in gita? Siamo così sicuri che i genitori verseranno denaro? Ecco. E allora qui però si apre poi un problema, cioè il dirigente scolastico che fa di tutto per andare incontro alle famiglie e rischiando del suo, come si dice, e un ingresso dell'anno successivo di denaro che potrebbe non esserci. E questo espone il dirigente a un problema molto serio, che è la Corte dei Conti. Perché finora non è mai successo, mi dicono tutti, ed è vero, ma io rispondo sempre, ma è anche vero che una situazione come questa non l'abbiamo mai vissuta, quindi non possiamo dire di fronte magari a centinaia e centinaia di scuole che dovessero procedere in questo modo se la Corte dei Conti farà finta di niente o se agirà. Poi, per carità, se l'anno prossimo si riuscirà a ripianare l'anticipo, benissimo, ma questa è una cosa che lascia, secondo me almeno, il dirigente trascorre notti insonne per un anno. E, insomma, non so se è il caso di assumersi questo tipo di responsabilità, poi chiaramente ognuno farà come vorrà. Qui il problema è che non abbiamo, le scuole non hanno denaro libero. Quelle che ce l'hanno lo possono utilizzare come anticipazione di cassa e quindi il problema, capite, è questo, no? O mi prendo un rischio oppure non me lo prendo e posso sperare che la famiglia attenda l'anno prossimo ad avere i suoi soldi e magari appunto con i nuovi ingressi di denari da parte dei nuovi studenti riuscirò
a dare questi soldi alla famiglia, oppure se la famiglia non vuole aspettare, potrà ovviamente adire un giudice che mi dovrà dire cosa devo fare. Grazie. Prego. Faccio due domande che raccolgo dalla chat. Sì, grazie. Così, e poi continuiamo con le domande. Nel caso di classi terminali, con emissione di voucher entro il 30 aprile, ma rifiutato dalla scuola il 21 aprile, l'agenzia non vuole rimborsare. Può emettere, credo che voglia dire, vuole emettere voucher nominali. Gli studenti non sono d'accordo. Come si deve comportare la scuola? Allora, riprendiamo quello che ci eravamo detti prima, cioè il voucher che arriva prima del 30 di aprile, la scuola però ha comunque detto no. Allora, qualcuno, come dicevo, ha sostenuto che, dato che l'articolo 88 bis dice che il voucher non può essere rifiutato, vuol dire che prima poteva essere rifiutato. Ora, questa tesi esiste, ma come vi dico, non la sposerei, o comunque non mi sento di suggerirvela come una tesi vincente, perché, come dicevo, il fatto che l'impossibilità del rifiuto appare per la prima volta nell'articolo 88 bis non determina automaticamente che prima allora si poteva rifiutare. E se andiamo a leggere bene l'articolo 28 del DL 9, il comma 9, l'ultima riga che riguarda la restituzione, dice che la restituzione può avvenire anche mediante voucher, così, per cui insomma è difficile, no, da lì poter dire ma la scuola può rifiutare quando la norma dice che può avvenire anche mediante voucher. Per cui onestamente, come dire, non credo che l'effetto del rifiuto del voucher prima del 30 aprile possa funzionare. È una carta che vi potete senz'altro giocare, per carità, però, come dire, di fronte a un organo giurisdizionale io non so quanto tenga, ecco, ammesso poi che l'avvocatura nel caso si costituisca, però ecco, non so dal punto di vista giuridico veramente quanto possa tenere questa cosa. Un'altra domanda dice: l'agenzia ha richiesto il pagamento dei soli biglietti aerei che non gli sono stati restituiti, cioè poi il problema delle agenzie che affermano di non poter restituire perché non hanno avuto a loro volta il rimborso da parte di chi dei soggetti ai quali hanno versato gli anticipi. Allora, il problema delle agenzie in effetti è fondamentalmente questo. Dicono che cosa? Ma io ho ricevuto un voucher, come faccio a ridarti dei soldi? Però questo riguarda le agenzie, cioè intendo dire, se parliamo di uno di quei casi di classi terminali o scuole dell'infanzia, no? Che presumo sia questo il problema, altrimenti no, l'agenzia avrebbe dato il voucher. Se parliamo di questi casi, è chiaro che la norma è esplicita sul punto, non dà la possibilità nemmeno di scelta alla scuola, non solo all'agenzia, ma nemmeno la scuola potrebbe, ipotesi ovviamente quasi assurda, ma nemmeno la scuola ha facoltà di scegliere, perché la norma dice che per le classi terminali e l'infanzia deve essere restituito il denaro, da cui non se ne esce, da cui deve essere poi l'agenzia che fa valere i propri diritti nei confronti, laddove possibile ovviamente, della compagnia. Il problema delle compagnie aeree è che molte di queste sono straniere, quindi diranno ma non è applicabile, e allora l'agenzia dovrebbe utilizzare, come dicevo prima, l'ultimo, il penultimo comma insomma dell'articolo 88, mi pare sia il 12 o il 13, il 13, che riguarda le norme di applicazione necessaria, cioè anche se tu sei una compagnia straniera con sede in Irlanda, tu devi comunque, deve essere comunque in questo caso applicata la normativa italiana. Poi posso convenire con le agenzie che, tante belle parole, ma poi ricevere soldi da queste mega compagnie e fargli una causa non è semplice. Lo so, me ne rendo conto, ma non può essere la scuola a pagare questo, no? Non può essere la scuola a pagare questo prezzo. La scuola già forse non è stata tutelata al 100%. In questo specifico caso sì, viene tutelata con l'obbligo di rimborso in denaro, per cui direi che l'agenzia non può scegliere, quindi dovrà ridarvi soldi. Se non lo fa, è questo il problema, perché dico, ma questo è vero sempre. Se non lo fa è un problema sempre, perché? È perché le scuole possono essere difese solo da un soggetto, che non sono io, l'avvocato del libero foro, ma è l'avvocatura dello Stato. Quindi bisogna capire se l'avvocatura dello Stato vorrà in qualche modo occuparsi della questione. Però tenete presente un'altra cosa che secondo me può avere un'importanza. Allora è vero che la scuola è difesa dall'avvocatura dello Stato, ma è vero che qua se l'agenzia si rifiuta si sta rifiutando di dare del denaro pubblico, no? Quindi creando dei danni a chi?
all'erario. E quando c'è un danno all'erario, chi è il soggetto che può intervenire anche laddove siano coinvolti dei privati, non solo dipendenti pubblici? La Corte dei Conti. Quindi nel caso un'agenzia si rifiuti, io potrei anche suggerirvi di fare le due righe alla Corte dei Conti per segnalare la problematica, dicendo, guarda, io ho scritto, scusate, ho scritto all'agenzia, era una classe terminale, era una scuola d'infanzia, doveva risarcire ai sensi dell'88 bis, l'agenzia mi dice non ti posso risarcire per questi motivi. Procuratore contabile, vedi tu se devi fare qualche cosa. Questo è molto più preoccupante, perché la procura contabile potrebbe serenamente chiamare a rispondere anche il privato, come succede, non dico tutti i giorni, ma ormai da oltre un decennio spesso. Chiedo scusa, posso intervenire per una precisazione su questo punto? Mi perdoni, ma noi nel nostro bilancio, anche a norma di quello che è il nostro codice di contabilità di Stato, interpretiamo queste somme come partite di giro. Anche se trattasi di partite di giro, possono essere considerati soldi pubblici solo perché c'è l'intermediario pubblico, cioè la scuola? Allora, non c'è dubbio che qualsiasi somma deve essere considerata denaro pubblico. Questo lo dico io, lo dice già la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato da molti anni. In realtà io avrei qualche dubbio sulla prima parte, cioè che le scuole considerino o abbiano sempre considerato partite di giro questi soldi, concordo, è vero, è un dato di fatto. Ho dei problemi a concordare sul lato giuridico dell'aspetto, cioè non mi sembra che siano partite di giro queste. Non sono partite di giro, cioè... come dire, noi l'abbiamo sempre fatto in questa maniera perché era più semplice per tutti e perché non creava problemi, no? In fondo io prendevo dei soldi e li giravo all'agenzia. Quindi comprendo la prassi che si è, come dire, dipanata un po' in tutto il paese, perché in tutta Italia più o meno si fa così. Però da un punto di vista contabile io ho qualche perplessità sulla partita di giro. Poi i revisori potranno, se fosse qualche revisore, potrà anche illuminarci sul punto. Di fatto però anche qualora si dovesse interpretare come una partita di giro è sempre denaro pubblico, perché se non fosse denaro pubblico ci dovremmo domandare ma perché facciamo le gare? Cioè io non posso fare le gare e pagare con denaro che arriva dalle tasche del privato, anche se di fatto arrivano dai privati questi. Però se io faccio una gara per l'affidamento all'agenzia di viaggio di un soggiorno all'estero e faccio la gara io come scuola, il denaro è denaro pubblico, non importa da dove sta arrivando, ma è considerato già denaro pubblico. Tanto è vero che se un dirigente fa un affidamento da 500.000 in affidamento diretto, temo che la Corte dei Conti, anche se i soldi arrivano dalle famiglie, le vada poi a chiedere. Me lo provi ad attaccare sotto. Grazie. Prego. Allora, forse c'era qualche domanda ancora... Sì, posso intervenire, Mario? Sì. Scusate, io ho chiesto da un po', dall'inizio. Poi... Sì, Ferdinando ha ragione. Ferdinando, lascio la parola a Ferdinando. Sì, scusate. Perché la mia domanda, anche se sembra articolata, però è una procedura già abbastanza avviata, quindi voglio solo sapere se siamo sulla strada giusta o no, tutto qua. Allora, abbiamo avuto... i voucher prima del 30 aprile noi li abbiamo subito rifiutati e chiesto il rimborso comunque, poi successivamente abbiamo richiesto il rimborso per avvallato dalla diritto delle classi terminali. Un'agenzia ci propone continua a proporci il voucher da sfruttare in qualsiasi modo, quindi molto libero, no? Mentre un'altra ci propone un rimborso parziale, però, cioè contratta sul rimborso. Cosa rischiamo da parte dei genitori se gli abbiamo proposto che rimborseremo nel tempo, grazie agli anticipi e eventualmente anche ai soldi che il prossimo anno altre famiglie potranno mettere per le scuole e ricompensare il voucher? Grazie. Sì, dunque... quindi la domanda fondamentalmente è che cosa rischiamo, no? Sì, è questo il punto. Sì, praticamente bene, sì. Bene. Allora, rischiate quello che dicevamo prima, cioè rischiate che una famiglia possa dire vabbè, ma io ho dato 500 euro, voglio 500 euro indietro, non voglio 250 euro, è un buono, è un voucher. E per questo ti faccio causa. Ora, chi la vincerà la causa? Dipende da come il giudice interpreterà questa dazione di denaro. Cioè dobbiamo capire
E qui, come dicevo, non c'è nulla che ce lo dica, né dal punto di vista normativo, né dal punto di vista giurisprudenziale, perché è una novità. Dobbiamo capire sto denaro che le scuole hanno preso dalle famiglie, a che titolo è stato preso, perché se non sappiamo questo, difficilmente riusciamo a rispondere. Cosa intendo dire? Intendo dire che se è un contributo volontario, è, come dicevo prima, una sorta di fondo perduto, cioè la famiglia non può chiedere indietro il contributo volontario. Ma, siccome io ritengo, insomma, più probabilmente stiamo parlando di un contratto di mandato, e allora se c'è un mandato e il soggetto che lo ha ricevuto non si è procurato, come in questo caso, il bene o il servizio che doveva procurarsi, deve restituire quanto avuto in anticipo. Questa è una grande differenza fra le due cose, ma, ripeto, dobbiamo capire come si interpreta. A mio parere, l'unico modo per venirne fuori è che le famiglie attendano o che si accontentino di una parte oggi e una parte magari l'anno prossimo. Se questo non avviene e la famiglia è particolarmente battagliera, potrà a dire il giudice e farsi dire da un giudice perché ha dato questi soldi, quindi qual è il titolo. E se il giudice dirà contratto di mandato, vi obbligherà alla restituzione. E a quel punto voi dovete pagare, ma pagherete dietro una sentenza, quindi dietro un ordine che vi obbliga a fare una determinata cosa. E qui mi ricollego al problema che dicevo dell'anticipo di cassa. Invece l'anticipo di cassa, che è una soluzione che per le famiglie sarebbe molto migliore, ovviamente gli date indietro quello che vogliono, e capisco che, come dire, creerebbe anche un'immagine molto positiva del lavoro del dirigente, che fa tutto il possibile, però espone il dirigente a un grave, secondo me, imprevisto. E se questo anticipo non viene ripianato entro l'anno successivo, ahimè, insomma, il bilancio non è corretto e qui la Corte dei Conti potrebbe avere qualche cosa da dire. Grazie. C'era Pier Eugenio Lucchè. Buongiorno, avvocato. Allora, due domande. La prima, un problema che mi si è posto è questo. Una classe terminali, l'agenzia dice, d'accordo, non abbiamo dato nessuna dazione di denaro, quindi non c'è un problema di restituzione del denaro. Però chiedono il pagamento delle spese organizzative e quindi diciamo qualcosa a lato. Io personalmente ritengo che non siano dovute in virtù dell'articolo 41,4, quando dice senza corrispondere spese di recesso. Io intendo le spese di recesso, anche le spese organizzative che l'agenzia eventualmente ha effettuato nei confronti di terzi, anche perché nell'88 bis noi sappiamo che ha la possibilità di risolvere determinati contratti connessi e funzionali all'organizzazione del viaggio. Però volevo sentire il suo parere. La seconda domanda è questa invece. Il perimetro dell'aggiudicazione, no? Perché? Perché potremmo anche, chiaramente, la scuola può procedere in autotutela con la revoca, ex articolo 21 quinquies, procede. Però potremmo anche dire, e lo può fare anche per chiarezza, però potrebbe sorgere il problema di dire, ma in fondo l'aggiudicazione del contratto è collegata ad un oggetto ben determinato, sicuramente a dei destinatari definiti. E quindi semplicemente per il fatto che una classe terminale, in realtà decadono automaticamente quell'aggiudicazione, cioè quell'interesse legittimo che l'agenzia può vantare per il fatto di aver vinto una gara. Ecco, mi interessava sentire anche lei su questo punto. Ecco, una terza osservazione è questa, il famoso fatti salvi, i rapporti. La legge non precisa che sono rapporti contrattuali, però credo che vada intesa in questo senso, cioè l'interpretazione dare a quel termine rapporti sono i rapporti contrattuali e quindi sono fatti salvi solamente se c'è un contratto, se possiamo dire che si è verificato un contratto. Ecco, chiedo il suo parere su questi tre punti. Ok, in realtà il secondo e il terzo li possiamo trattare insieme praticamente.
Allora, sulla prima questione mi diceva le spese che l'agenzia lamenta. Allora, innanzitutto le farei chiedere una domanda per precisare. Sono spese relative all'erogazione, a procurarsi biglietti, erogazione del servizio? Sono queste le spese? Non, allora, mi sono ben guardato da chiedergli quali sono le spese, perché altrimenti vorrebbe dire in qualche modo che non sono un diritto. Ok. Quindi io attendo. Allora. Ma immagino che lei... Ok, sì, perché di solito sono proprio queste, cioè loro dicono, ma io ho avuto delle spese che non mi vengono restituite, quindi almeno quelle me le paghi. Allora, quello che lei ha detto secondo me è assolutamente vero, cioè l'articolo 41 del Codice del Turismo, comma 4, dice che non ci sono penali, eccetera, quindi non deve il viaggiatore avere nessun tipo di danno dall'applicazione della risoluzione contrattuale. Già questo basterebbe. Qualcuno potrebbe dire però, sì, ma noi non siamo ancora nella fase del contratto, abbiamo fatto l'aggiudicazione e poi ci siamo fermati lì. Allora, ai sensi del 21 quinquies, che è utilizzabile ovviamente, mi devi pagare un'indennità, dice, no? Il 21 quinquies, l'indennizzo. Attenzione, l'indennizzo che cos'è? Il risarcimento del danno è formato da due voci, sapete, no? Il danno emergente, il lucro cessante e il danno emergente. Bene, l'indennizzo corrisponde, diciamo così, a quello che è il danno emergente, cioè il danno che io ho subito. Ma qual è il danno che io ho subito? Quindi qual è, per cosa devo essere indennizzato? Non posso essere indennizzato per le spese che io ho sostenuto perché ho cominciato a comprare i biglietti, perché lì il contratto non c'era ancora. E questo vuol dire che tu quelle spese non le dovevi sostenere. Quali sono le spese che loro potrebbero chiedere eventualmente? Le spese di partecipazione alla gara, ma onestamente che le agenzie di viaggio abbiano avuto spese di partecipazione alla gara è difficile, è complicato e poi devono essere dimostrate, eh? Non basta dire ho avuto delle spese quantificate in X, ma siccome queste spese che loro chiedono sono sempre o quasi insomma relative a anticipazioni che loro hanno fatto, sono spese di esecuzione contrattuale, ma il contratto non c'era ancora, perché se ci fosse stato il contratto allora applicheremo il 41,4 del codice del turismo, e se non c'è il contratto niente indennizzo, perché quelle spese che tu dichiari di aver sostenuto sono spese di natura contrattuale che tu hai deciso di fare, ma non essendoci il contratto io non te le posso riconoscere. Quindi questa direi che è la soluzione, quindi il fatto di non pagarle in soldoni ha fatto bene. Sulla seconda parte, aspetti, mi ripeta esattamente il punto della seconda? Sì, la seconda questione era, diciamo, perimetrare bene l'aggiudicazione. Quindi sostanzialmente sì. Si può sostenere il fatto che in realtà quel diritto, quell'interesse legittimo che l'agenzia ha il prossimo anno a continuare il rapporto, a vantare quel diritto all'esecuzione di un viaggio, in realtà potrebbe non esserci, non solo perché la scuola non è obbligata a fare un viaggio di istruzione, ma anche perché in realtà l'oggetto dell'aggiudicazione può essere connesso alla meta, ma soprattutto a dei destinatari che sono diversi. Il problema pratico qual è? Che se anche con tutta la buona volontà un dirigente dice d'accordo, il prossimo anno ti do direttamente l'organizzazione di un certo viaggio, però ci possono essere problematiche collegate al costo, ai destinatari, a quanti alunni partecipano, e quindi non esserci quindi corrispondenza nell'oggetto dell'aggiudicazione. Allora, sì, e in realtà la norma parte per un fine molto positivo, ma termina forse con un po' di confusione. Perché? Allora, sicuramente il rapporto contrattuale è interrotto, non c'è dubbio. Tanto è vero che la norma stessa dice che per l'anno successivo è possibile modificare modalità dei viaggi, iniziative, gli scambi, insomma, potete modificare quello che volete. Quello che non si può modificare è il prezzo, sembra dire, no? Nel senso che il prezzo non viene indicato. Quindi cosa vuol dire? Se il contratto non c'è più, e questo è evidente, rimane in piedi questo rapporto. Io prima vi dicevo la parte pubblicistica resta in piedi. Se vogliamo essere precisi, in effetti, rimane in piedi qualcosa di diverso dall'affidamento, perché l'affidamento viene annullato, o quantomeno ci vorrebbe un altro affidamento per l'anno prossimo.
rimane in piedi però, e la norma qui è attenta a non dare una definizione troppo stringente, questo rapporto, che viene interpretato correttamente come rapporto in senso lato, cioè non siamo vincolati ad andare sempre nelle stesse mete con gli stessi studenti, eccetera, quindi possiamo cambiare meta, possiamo cambiare date, ovviamente date, possiamo cambiare destinazioni, possiamo cambiare nome degli studenti, questo si può fare. Quello che resta in piedi è il fatto che l'anno prossimo, se io come scuola decido di partire, devo affidarmi a te. Perché se noi togliamo anche questo, allora la norma non ha più nessun senso, non è più applicabile se noi diciamo che non resta questo vincolo. Ma è un vincolo che, come dicevo prima, è solo sussistente se la scuola vuole partire. Se la scuola non vuole partire, non c'è modo di obbligarla per l'anno 2020-2021 a partire. Cioè nessuno può sostituirsi all'utilizzo del potere discrezionale del dirigente che decide, eventualmente del consiglio d'istituto ovviamente, però nessuno può sostituirsi al potere dell'amministrazione di autodeterminarsi su una scelta di merito, quindi se andare o non andare. E dall'aria che tira, in effetti, tante scuole mi hanno già detto che probabilmente l'anno prossimo non si partirà. Cosa ci aspettiamo quindi per l'anno prossimo? O una nuova norma che dica che i rapporti sono fatti salvi per l'anno 2021-2022 per salvare anche le agenzie, perché altrimenti anche loro hanno un grosso problema, oppure il rapporto che adesso ancora vi vincola l'agenzia, non in termini di contratto ma in termini proprio di dover utilizzare quel tipo di servizio, no? Di agenzia, quel rapporto cadrà con l'anno scolastico 2020-2021. Quindi due saranno le cose. O una norma, o il rapporto cadrà, oppure si andrà via, ovviamente, per quelle scuole che vorranno andare via con loro. Quindi non c'è più il contratto, abbiamo detto. Anche l'aggiudicazione viene revocata, resta in piedi qualcosa che sta prima dell'aggiudicazione. È come se restasse in piedi la parte selettiva, no? Se avete fatto una gara, come dire, il risultato, l'esito della comparazione dei preventivi. Quel momento resta vivo. Manca l'aggiudicazione, perché l'aggiudicazione l'avete o la dovrete revocare, no? Abbiamo detto, o revoco il contratto, revoco l'aggiudicazione, qualcosa devo revocare. Ma resta in piedi la parte subito prima, cioè la scelta del contraente, come si dice. Quindi, mi scusi, a completamento, questo vuol dire che anche per le classi, se diciamo, si opera la revoca e per chiaramente classi terminali, comunque sussiste e permane il diritto da parte dell'agenzia di, se si sceglierà ancora il viaggio di istruzione, ad avere il viaggio di istruzione, per capirci. Sì, anche se procedo con la revoca in autotutela. Anche se procedete con la revoca, e ovviamente deve essere una revoca, immagino, fatta ai sensi della misure anti-Covid, insomma, no? Quindi ai sensi dell'88 bis o quello che sarà, allora sì, voi rimanete comunque vincolati a quell'agenzia se decidete di partire. Non siete anche vincolati, nelle classi terminali. Sì, perché non siete vincolati con i nominativi degli studenti, quelli possono cambiare, come non siete vincolati con le mete, le date ovviamente. Quello che resta in piedi è il rapporto, cioè questo significa che se volete partire l'anno prossimo, partite con loro. Se non volete partire, non partite. Grazie. Vedo ci sono numerose domande. Volevo ancora ritornare un attimo sulla questione degli anticipi di cassa, perché diciamo che ce ne sono due, una dopo l'altra, due osservazioni. Una chiede quali sono le somme disponibili di bilancio dalle quali attingere come anticipo di cassa per rimborsare integralmente le famiglie. E subito dopo un'altra osservazione risponde. Se il dirigente scolastico anticipa con fondi di bilancio, è una sottrazione di denaro pubblico. Mi sembra che... Volevo un pochettino chiedere se poteva ancora un attimo inquadrare il problema, anche tenendo, spiegando la questione del dover ripianare poi l'anticipo di cassa entro l'anno successivo. Sì. L'obbligo di dover, siccome noi come DS siamo abituati ad avere degli anticipi di cassa che sono stati ripianati dal Ministero dopo 12-15 anni, sì. Allora non siamo... Non, questa idea di dover ripianare subito l'anno dopo ci arriva come quasi nuova. Dunque,
In realtà il problema qui è questo. Allora, innanzitutto per le somme devono essere quelle che non sono vincolate, cioè che non hanno già una destinazione vincolata a determinati utilizzi. L'anticipo di cassa è vero che può essere fatto e può essere ripianato anche in più anni, ma è anche vero che dovrebbe essere fatto su entrate che sono poi certe, cose che voi non avete. È vero, il Ministero ha fatto dei ripiani a lunga scadenza, però questo non toglie che se lo fa il Ministero nessuno obietta, se lo fa il dirigente per una propria scelta sì. Per cui, come dire, non è così importante l'anno dopo. Io dico l'anno dopo perché è il momento prima in cui si può fare, prima di quello non potete. E andrebbe fatto perché altrimenti la contestazione può essere: ma tu hai fatto un anticipo di cassa partendo però da fonti dell'anno successivo che, di cui non avevi la certezza in nessun modo, quindi questo è illegittimo. Quella domanda di prima della sottrazione del denaro pubblico in realtà è vero, ma è vera solo nel momento in cui, come dicevo prima, l'anticipo di cassa non viene ripianato. Se l'anticipo di cassa viene ripianato, e andrebbe fatto nel momento subito successivo in cui potete, no? Quindi l'anno successivo in termini scolastici, è vero che è sottrazione del denaro pubblico. Per cui non mi stupirebbe che la Corte dei Conti, nel caso in cui l'anno prossimo non si partisse e abbiate fatto un anticipo di cassa, su suggerimento magari di su istanza di qualcuno avesse qualche cosa da dire. Cioè hai fatto un anticipo di cassa, ma la somma che tu hai anticipato la volevi ripianare da un'entrata assolutamente incerta, e questo sì diventa sottrazione del denaro pubblico. Avvocato, io chiedo anche l'intervento di Leonardis. Noi abbiamo anche fatto, come dire, un passo in più, nel senso che abbiamo chiesto il parere ai revisori e abbiamo avuto parere assolutamente negativo non su questa ipotesi. Quindi no, per sollecitare i colleghi alla massima cautela, perché di problemi ne abbiamo già tanti. Prima della Corte dei Conti abbiamo banalmente i nostri revisori. Grazie. Sì, fa un'osservazione corretta, cioè io l'ho dato in effetti come ipotesi praticabile, ma che ho anche sconsigliato per quelle ragioni che ci siamo detti. Quindi onestamente io vi parlo come se fossi in questo momento dirigente, preferirei che fosse un giudice a dirmi cosa devo fare piuttosto che un procuratore contabile che mi contesta di aver sottratto del denaro pubblico. Se ci sono poi altre domande, ricordatevi che sono a disposizione. Però futuro con la mail. Insomma. Per intervenire, grazie. Va bene. Io procedi, ne hai, se no, sì, guardo. C'era, io, c'era qualcuno che voleva intervenire. Sì, forse. Sì. Sono io. Salve. Posso? Sì, prego. Ah, salve, sono il direttore amministrativo dell'Istituto Parini di Lecco, Catanese. Ascolti, noi il nostro caso, due domande. Allora, noi abbiamo fatto i contratti, abbiamo revocato a marzo, ci sono state, ci hanno inviato le fatture, le abbiamo tutte rifiutate e adesso volevamo sapere se potevamo rimborsare le famiglie e rispondere di nuovo alle agenzie citando l'articolo 1463 del codice civile, anche il 1256 per l'estinzione dell'obbligazione e quindi rifiutare di nuovo le fatture che dovranno emettere di nuovo se per caso ci sarà l'occasione. Questa è una. E poi nell'altra sì. L'altra domanda invece in un solo viaggio... Le chiedo scusa, sì. Una cosa sola perché forse non ho capito bene. Allora, qui parliamo di fatture che vi hanno emesso, ma voi non avete ancora pagato nulla. Voi non avete pagato, loro vi dicono ti emetto la fattura, tu mi paghi e io ti do indietro dei voucher, è questo? Certo. Adesso ho capito, grazie. Loro ci metterebbero poi i voucher. Però ne le abbiamo rifiutate. Tenga conto che i contratti... abbiamo proceduto al recesso già a marzo quando era uscito il decreto. Okay. E l'altra questione invece in un solo caso abbiamo pagato l'acconto e loro onestamente ancora non ci hanno fatto sapere niente, perché noi abbiamo chiesto, non è una classe terminale, quindi intermedia, e vorrebbero emettere voucher. Io posso rifiutarmi a questo punto e chiedere rimborso. Aspetti, è una classe? Non è una classe terminale, è una quarta, quindi l'anno prossimo l'avrò ancora. Ok, e avete già pagato per questi?
un acconto, sì, solo per questo viaggio l'acconto l'abbiamo dato. Okay, e vi dico quindi che per questo acconto vorrei sapere se posso chiedere il rimborso o devo accettare il voucher. Allora, per quello che riguarda l'ultima domanda, non essendo una classe terminale ed essendo arrivato in questo momento, se ho capito bene la vostra richiesta e sostanzialmente la loro decisione di darvi dei voucher, certo, non si può rifiutare, come dicevamo, in questo caso, proprio dopo l'articolo 88 bis, proprio è stato esplicitato al comma, mi pare, 11 o 12, credo 12, che il voucher non deve essere accettato. Quindi in questo momento storico è assolutamente impossibile rifiutare un voucher per le classi non terminali e per le scuole dell'infanzia, dove invece è possibile. Okay. Quindi qui ha ragione in senso l'agenzia. Sulla parte della domanda la prima, invece, l'agenzia non ha assolutamente ragione. Questo è un discorso che hanno fatto diverse agenzie, cioè tu mi dovevi dei soldi che poi non mi hai ancora dato, adesso me li dai, io ti faccio la fattura, tu mi paghi, e in cambio ti restituisco dei voucher. Ma questo non è possibile. Perché? Perché il contratto è già stato risolto. Ora, a contratto risolto, come giustificate voi il pagamento di una fattura relativa a quel rapporto contrattuale? Non lo giustificate, non si può. Non si può pagare su un contratto risolto, nemmeno un anticipo. E allora, in questo caso, la risposta che dovete dare è, a mio parere almeno, guarda che è inutile che mi metti fattura, perché io te la continuerò a respingere, e qui, in parentesi, lei ha fatto molto bene a respingerla. Non basta non accettarla, va respinta la fattura. Ha fatto una cosa molto corretta, perché il mancato rigetto della fattura potrebbe portare a un'accettazione della somma, per una serie di ragioni che adesso non ho tempo di spiegare, però le dico che ha fatto molto bene a rifiutarla. Quindi la sua risposta deve essere: non te la posso pagare perché il contratto è già risolto, e su un contratto risolto io non ho modo di giustificare una fattura. Ecco, in maniera molto semplice, ma, come dire, che non presta al fianco nessun tipo di obiezione, vorrei sapere quell'agenzia che vi chiede il pagamento sulla base di un contratto risolto. Impossibile. Perfetto, grazie. Prego. Benissimo, io direi, Mario, professor Predieri, dobbiamo andare in chiusura, perché il tempo a nostra disposizione è quasi concluso. C'è forse il tempo per una risposta ancora. Ho il timore che questi meet poi vengano interrotti bruscamente, quindi non vorrei non avere il tempo. L'ultima domanda che era rimasta in sospeso, che aveva, come comportarsi con le agenzie, sì, delle nostre, comportarsi con le agenzie che non danno segni di sé, cioè che non rispondono, che non dicono ti mando il voucher, che non... Sì. Rifiutano, cioè che pur avendo magari la scuola pagato un acconto, poi alle nostre lettere non rispondono nulla. Sì, voi avete il solito problema, cioè voi potete agire come tutti i soggetti in via giudiziale, no? Se con le buone non riesco a risolvere il problema, userò altri sistemi, cioè la via del giudice. Il problema vostro è sempre lo stesso, cioè che le vie giudiziali per voi vuol dire avvocatura dello Stato, quindi quello che potete fare è rivolgervi all'avvocatura dello Stato. E suggerivo anche prima però quest'altra alternativa, anzi non è un'alternativa, scusate, quest'altra strada che può essere, come dire, parallela. Questo alla fine, come dicevamo, è denaro pubblico. Allora, la sottrazione di denaro pubblico che sta facendo l'agenzia, che non vi restituisce il denaro che legittimamente invece voi dovreste avere indietro, potrebbe essere oggetto di un'attenzione particolare del procuratore contabile. Per cui non escluderei anche una segnalazione alla procura contabile in cui dite: guarda, io ho fatto la richiesta, loro mi rispondono così, procuratore, se ritieni, tu dovrai mandare un atto di citazione a questi soggetti. Quindi attiverei nel caso entrambi i canali. Va bene, grazie. Ecco, io andrei proprio in chiusura, ribadendo a tutti coloro che non avessero avuto risposta ai loro quesiti, che intanto il webinar è stato registrato, qualcuno ha fatto questa domanda, quindi forse a brevissimo, comunque nel giro di qualche giorno, sul sito di ISAL trovate il video. E la seconda questione, l'abbiamo già ribadita più volte, è che l'avvocato Esposito, con grandissima generosità e disponibilità e competenza, ci ha offerto il suo supporto su questo tema, inviando una mail con oggetto
precisato rimborso viaggi di istruzione. Poi speriamo di poter davvero usufruire nel futuro della sua competenza, perché a me viene anche in mente proprio in termini di comunicazione precisa all'utenza. A volte sui nostri siti diamo comunicati che poi non sono fondati giuridicamente, quindi ci complichiamo oltremodo la vita. L'indirizzo mail a cui rivolgere le richieste è segreteria@diesel.it, giusto? Sì, assolutamente. Scriviamo anche nella chat. Ecco, così. Benissimo, rimane agli atti. Ci ringraziamo a vicenda e vi aspettiamo. Grazie all'avvocato Esposito. Grazie a voi. Penso che avremo occasione di risentirci. Grazie a voi. Grazie a tutti. Buon lavoro a tutti. Grazie, arrivederci. Quelli che hanno collaborato anche in questo momento. Sì, al prossimo appuntamento DISA. Domani ci sarà un altro appuntamento Diesel su una serie di tematiche in vista della fine anno scolastico. Sì, sì. Potete vedere sul sito. Venerdì. Grazie. Domani, ma venerdì 29. Scusate. Giorno di pausa. Grazie, grazie a tutti ancora. Arrivederci. Buona giornata. Grazie a voi. Buonasera. Grazie. Grazie. Arrivederci. Ciao Maria, grazie. Ci sentiamo. E sei tacitata. Microfono. Sì, no, mi sono tacitata. Grazie, ci vediamo presto. Direzione non abbiamo, no, per ora la data ulteriore. Però magari venerdì ci vediamo. Una pausa. Grazie. Ciao Lorenzo, grazie a tutti. Domani ho il collegio, quindi. Ecco. Ma come, ne abbiamo. Buon divertimento. Grazie Lorenzo, ciao, grazie, ma sei buono, arrivederci. Arrivederci. Ciao.